Il professor Pietro Zangari, un idrogeologo, che ci spiegherà le dinamiche del territorio vicentino. Buongiorno a tutti, sono Pietro Zangheri, come diceva chi mi ha presentato, sono un idrogeologo, cioè un geologo specializzato in acque sotterranee. Ecco, io introdurrò il tema che poi verrà visto per alcuni aspetti più approfonditamente e specificatamente da chi mi segue, e delle risorse idriche, in particolare delle risorse idriche sotterranee, facendo riferimento in modo più possibile semplice, perché è importante che questi concetti poi vengano compresi da tutti, e anche proprio la situazione specifica qui del Vicentino. Quindi cercherò di far capire quali sono le caratteristiche di queste falde, di questi acquiferi, di questa risorsa veramente importante che sono le acque sotterranee di queste zone. E poi vorrei focalizzare un attimo, chi ha introdotto parlava di minacce per le acque, eccetera, così. Vorrei un attimo, da un punto di vista tecnico-scientifico, far capire quali sono gli elementi che, vabbè, possono essere minacce o semplicemente evoluzioni, possono comunque andare a modificare le mie risorse, a far perdere di qualità, di quantità le mie risorse che nel Vicentino sono particolarmente importanti e pregiate. Ecco, qui mi aiuto con qualche diapositiva presa da pubblicazioni scientifiche o da testi divulgativi. Qui vedete, insomma, voi la conoscete meglio di me, la pianura vicentina con il suo sistema di acque superficiali e il sistema delle risorgive, che è un sistema alimentato dalle acque sotterranee, e questi due grossi sistemi acquiferi, che sono degli acquiferi veramente importanti. In letteratura scientifica si trova che sono i più importanti d'Europa, poi se siano i primi, secondi, terzi, quinti, non lo so, comunque che sono risorse veramente di grande importanza. Appunto, nei cosiddetti acquiferi multifalde e nell'acquifero indifferenziato, che adesso vediamo un attimo cosa sono. E qui è sempre preso da qualche pubblicazione scientifica e come è fatto un attimo la nostra pianura. Se noi la tagliassimo perpendicolarmente alle montagne, insomma, vedremmo un qualcosa del genere. Non riesco a indicare, ma una parte che è quella più a sinistra, dove ci sono materiali molto permeabili, dove l'acqua dei fiumi, dei sistemi irrigui, delle piogge può infiltrarsi, e poi un sistema dove i livelli argillosi le confinano e danno luogo a quel fenomeno dei pozzi artesiani che tutti voi conoscete, e nella zona di transizione un altro fenomeno che tutti conoscete di queste importanti sorgenti di pianura che sono le risorgive. Ecco, questo è sempre in modo un po' più divulgativo, ma per capirci, usando uno schema classico che si trova in vari testi divulgativi e anche scientifici, insomma, abbiamo che, se noi tagliamo la nostra pianura, abbiamo questa parte che vedete sulla sinistra di materiali permeabili, tutti saturi d'acqua, sono quelle saturi d'acqua di elevatissima qualità, che è quella che puoi avere ai nostri acquedotti, e poi che si differenzia nelle falde in pressione da cui esce l'acqua dei pozzi artesiani, oppure che esce nelle risorgive. In fondo le risorgive poi sono una specie di troppopieno per chi conosce le sorgenti in montagna, cioè l'acqua, diciamo, in più, tra virgolette, esce da queste sorgenti di pianura e va a alimentare tutti i corsi d'acqua che conoscete. E quindi, in realtà, essendo il punto dove esce la nostra falda, è anche quello che ci permette di capire come sta la nostra falda, qual è il livello di salute. E vabbè, questo semplicemente come tramite delle isopiezometriche, delle isofreatiche, anche se volete in termini più semplice,
e in che direzioni si muovono le acque sotterranee, quindi semplicemente dall'area di monte a valle, seguendo alcune direttrici legate alla geologia del sottosuolo, fino a uscire poi nella parte sotto, nelle risorgenti. Ecco, al di là di questo, insomma, il concetto poi importante è che, come penso la maggior parte di voi sapranno, è che abbiamo, in particolare in questa zona, delle risorse veramente di grande importanza, sia per quanto riguarda la quantità che quanto riguarda la qualità. Poi vediamo anche qualche numero, così tanto per farci un'idea, ma il fatto che vadano a alimentare anche gli acquedotti fuori dalle zone del Vicentino dimostra molto facilmente qual è l'importanza di queste risorse per l'aspetto anche proprio idropotabile. Ecco, questo è, vi dicevo prima, è uno dei sistemi per capire come stanno le nostre falde, come sta la nostra risorsa, e guardare il punto in cui queste acque escono e dove le acque sotterranee escono e nelle risorgive. Ecco, questo è il risultato di uno studio a cui avevo contribuito anch'io alcuni anni fa, che era stato fatto poi con gli enti pubblici, quindi con la provincia, tra l'altro anche proprio con l'IATO. Voi saprete che l'IATO in questo momento, grazie a un articolo della finanziaria, non si sa bene che fine faranno al 31 dicembre del 2011, e questo è personalmente un fatto che preoccupa ancora più di altre cose che sono state dette prima, perché gli ATO sono poi la struttura che hanno il compito di stabilire altre tariffe eccetera, di stabilire le regole e fare i controlli su come viene gestito il sistema idrico integrato. Quindi qualunque sia la gestione, se non c'è più il sistema di controllo pubblico che era stato pensato dalla legge Galli, io lo trovo preoccupante. Però, chiusa questa breve parentesi, questo studio ci dà un po' lo stato di salute delle risorgive, quindi direttamente, essendo le risorgive degli indicatori ambientali del nostro sistema idrogeologico del Vicentino, dove vedete il verde e l'azzurro sono le risorgive che stanno meglio, dove vedete invece il rosso oppure le crocette, i triangolini, sono le risorgive che si sono o estinte o che si stanno estinguendo. Quindi noi abbiamo delle zone dove le nostre risorgive stanno bene, c'è una distribuzione non casuale di questo indice, questo indicatore ambientale, e nelle aree più a monte trovavamo molte risorgive asciutte, quindi in alcune zone trovavamo che questo indicatore dava dei valori bassi. E quindi vediamo subito che ci sono delle zone del Vicentino dove le risorgive, per così dire, stanno bene, delle altre zone dove queste risorgive presentano dei problemi, dove vedete scritto bassi valori di questo indice. E questo legato a tutta una serie di fattori che, vabbè, adesso non andiamo a vedere nei dettagli, ma che vanno un po' al di là anche di quelle che sono le cause che classicamente pensiamo di impoverimento di una risorsa di acqua.